Buondì signori! Oggi mi è stato espressamente chiesto da mio nonno di andare a rane. Le vuole mettere nel laghetto. Alle mie spalle è presente il laghetto, dove d'inverno, quando era ghiacciato, giocavamo io e mia sorella a chi cadeva prima nell'acqua. Ero sempre io. Quindi oggi andremo a rane col nonno. Buongiorno! Facciamo un filmino dell'avventura di me e te. Sei contento? Missione di oggi è catturare le rane o i girini, cioè proprio le rane già fatte, quelle che saltano. Andiamo a vedere. Qual è la tecnica? Ok. Qua? No, la barcassa. Ostia, è la barcassa che? No, 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 no. Ma servono le pozze d'acqua o? Sta mia là, c'è per il sole. Ma vieni in ciabatte? E perché sei in ciabatte? Non erano meglio le scarpe? Io sono mia ancora bagnetti e comincio a cantare fuori dalle difficoltà. Ma sempre un problema, un problema, un problema. No, non è un problema, non è un problema. No, chiedevo. C'è una stradina che va in fronte a lì. Lei, tocca la macchina da gastare che va in testa. Questa? Guarda che è un cortile, cosa che porca, ma la vacca, di un dio, ma... No, ma non ci sono... Ma mai saltare? Ma mi hai detto... Ma sveglia, Dio, che sveglia! Mi hai detto davanti alla macchina, pensavo davanti alla macchina. E invece era un po' più avanti della macchina. Tu hai detto quella macchina era quella sulla strada che camminava, non si vedeva quella lì. Ma io l'ho vista. Anzi, ma arriva contro. Destra o sinistra? Destra, 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 destra. Dai, dai, perché... Ah, ma qua ci andavo in moto. Sei contento di venire a rane con me? Vai, vai. Vai dentro, vai dentro. Di andare dentro il canale, ma... No, no, andiamo dietro. Come devi indietro? Ma senza acqua? Che il nostro paese confina con Lenza, che divide Reggio da Parma. No, torni in retta, non mi credi. Ti diverti a fare queste cose? Io un sacco. Andiamo a vedere in questo canale. Nada, non c'è. Non ho le sospensioni da rally. A Ciano niente? Dai, su, sangue, vediamo. Bene, dov'è Benter adesso? Cristallina come le Maldive. Qua non c'è niente, no? Qua non c'è niente. Non c'è niente, dai. Senza tutto come se posso dire. Una sbarga? Seguite a guardare, Davide. Beh, lei. Bello, eh? Sembra che ci sia. Ed eccoci qua. Sì, c'era una rana. Però io lì dentro non ci entro. Ne ho vista una saltare dentro. Se qualcheduna ci sarà. Mi vuoi lanciare il retino? Devo entrare con i piedi? Ma insomma, cosa andare? Ma quando è profondo? Beh. Presa! Dai, 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 ah! Si muove! Dai, ci metto dell'acqua! Mettici un po' d'acqua, poi lo metto dentro. Una presa. Ci
Ce n'è una. Due. Sì. No, io una bastarda. Tre. Prendo anche dei pesci. Beh. Cioè, non ho notato se ce l'hanno tutte, ma questa qua c'è la coda. È bellissima. E per i più puntigliosi toglierò questa curiosità. Nelle uova, alle rane ci sono quattro passaggi. Il girino a due zampe, il girino a quattro zampe e poi c'è la rana. Fine. Basta, tutto qua. Sembra il coach negli incontri di box. Raganella. Ne ho trovato una che è gigantesca. È un dinosauro. Eh? E la più grossa non la vedo. Tre rane in un colpo preso. Eccola, avvistata la regina. Che cazzo è quella roba qua? Nonno, cos'è questa bestia? Cos'è? Oh, occhio che se salta il TT. Ciao andare. Ah! Cosa fai? Ma cos'è? Ehi, ragazzi, calmi, calmi. So che ve lo stavate chiedendo tutti che insetto fosse. Ve lo dico subito. È la tigre dello stagno. È come leone per la savana. Cioè, il predatore degli stagni. Questo insetto schifosissimo rimane sott'acqua, vola e rischia di colonizzare il mondo. Alle rete dicono che ce ne sono pochi esemplari, quindi è pure raro, per fortuna. Oh! Presa! Dai, io non col cazzo che la metto dentro sta qua. Sì, ho visto, l'ho vista adesso. Metti la dentro, mi scappa. Sempre con le mani? Sì, con le mani, dai. Dai! Dai, che fammi vinto! No, Davide, stammi a fare il bollettino da solo una rana. C'è chi è morto. Ma qua così, se scappa, la becco. No, da chi che la faccio me? Vai. Beh, presa io. Sono io, l'ho presa. Niente. No, te ne prendo un altro paio di rane. Sto facendo fatica a trovarle. Secondo me abbiamo raccolto tutte. Oh, ce ne sono tantissime, ce ne sono. Ne abbiamo tantissime, nonno. Apri, guarda. Oh, strega. Ce n'erano, eh? E poi sono belle, vero? Visto? Poi sono tante che stanno ancora a coda, poi si sono già tolte tutte le gambine. Oh, andiamo. Fammi salire che devo girare. Allora, il camera me l'hai fatto. Se si apre è un casino. Abbiamo le rane in tutta la macchina dopo. Fantastico, adesso torniamo indietro. Allora, le spargeremo un po' perché le metteremo... Là ci sono le ninfe, quindi si nascondono e sono tranquille dei pesci. I pesci più grossi sono qua. Le metteremo un po' qua, che i pesci non ci passano perché c'è il muretto. E un po' qua. Vai tu, tieni. Vai. A te l'onore. Lei è già lì, è già la reginetta. Allora. Non vuole uscire la grossa. Ah, prova a spre... Bella, beh. È andata benone, sei contento? Sì. Batti il 5. Non pensavo neanche. Batti il 5. Non pensavo neanche. Le rane le abbiamo prese, il nonno è contento. Io sono felice, è andato tutto bene. E niente, signori, sono contentissimo. Alla prossima! Ciao!